Sapete bene che l'area ionica è devastata da una presenza ingombrante e mortifera, proprio nel senso di portatrice di morte, che si chiama Ilva. Ma sembra che, come si suol dire, a Taranto e nella Puglia in generale, perché quando parliamo poi di devastazione ambientale non parliamo solo di Taranto, ma parliamo di tutta la Puglia, parliamo del Meridione. E nell'area ionica, oltre all'Ilva, esiste la Leni, esiste la Cementir, esistono i guasti ambientali, seppur ridotti, che la Marina Militare produce. E come se non bastasse a questo bel quadro, si aggiunge il via libera al raddoppio della centrale termoelettrica a Massafra. Infatti il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi di provincia e regione e ha ritenuto questo raddoppio compatibile con l'ambiente. Ora io non entro nel merito del pronunciamento giurisdizionale, sinceramente ho perplessità enormi rispetto appunto al fatto che risulterebbe insussistente il conflitto con l'area annessa al bosco e con il parco terra delle Gravine, in quanto è stato verificato come i vincoli richiamati dagli appellanti siano esterni al perimetro dell'impianto. Non entro nel merito, però sta di fatto che tutti questi provvedimenti, queste scelte, siano esse di natura governativa, siano esse di natura giurisdizionale, hanno un minimo comune denominatore, che la vocazione naturalistica, paesaggistica, marinara, agricola del territorio dell'area ionica deve essere, e della Puglia di conseguenza, deve essere violentata, e infatti, come vedete, il progetto, no? L'intervento per il raddoppio della centrale termoelettrica prevede un investimento di oltre 50 milioni di euro, no? Di euro. Si investe quindi con vocazione industriale per devastare il territorio, non per potenziare, per salvaguardare le risorse esistenti. E il raddoppio della potenza elettrica appunto da 10 a 20 megawatt, e la cosa assurda è che questo raddoppio, chiamiamolo così, non sono un tecnico della materia, avverrà in tempi brevissimi. Quindi, come si vede, quando c'è da industrializzare si provvede subito, rapidamente. Quando c'è da bonificare, tutto avviene con le calende greche. Sono nate varie realtà anti-raddoppio, il comitato no raddoppio. Sono intervenute in questi anni tutta una serie di associazioni ambientaliste, appunto a partire dal febbraio 2012, quando l'Appia Energy deposita istanza di AIA e di VIA per appunto la realizzazione della seconda linea di ampliamento della centrale termoelettrica in contrada Console a Massafra. Molto significativo è l'intervento dell'ISDE, appunto, che è la sigla di un'associazione appunto di livello mondiale dei medici per l'ambiente. Insomma, c'è una mobilitazione, c'è una sensibilizzazione che denota la volontà, la voglia di difendere la propria identità, la propria appartenenza al territorio. E questa opposizione non avviene così dalla parte dell'uomo della strada, che potrebbe andare avanti per suggestioni, per sentito dire, ma sono gli stessi medici dell'ISDE che hanno
hanno evidenziato le criticità di una operazione che a dir poco che si può definire scellerata. Tuttavia non ci si arrende e il leader del comitato, appunto non raddoppio, Luigi Ambruoso, in una nota dichiara: stiamo cercando di capire le motivazioni della sentenza, ma a caldo posso dire che mi pare evidente quanto il Consiglio di Stato abbia trascurato aspetti tecnici. Ci sono incongruenze sul progetto che sconfina con zone già destinate a livello paesaggistico, quello che dicevo appunto, che appunto non si può snaturare, non si può violentare una realtà. Certo è che, non so cosa dire, sembra quasi che ci sia un piano finalizzato ad affossare l'area ionica e di conseguenza la Puglia. Una rondine non fa primavera, ma tante rondini sì. Quando si vede, lo ripeto, e i decreti salva Ilva, e la TAP, e ora il raddoppio della centrale, cosa significa tutto questo? Che noi siamo dei sudditi, siamo degli schiavi, siamo quel volgo disperso che nome non ha, ma che grazie a Dio voce ha dimostrato di averne, ha dimostrato di avere gli attributi. E quando per strada, lungo le varie arterie, i cittadini si fanno sentire, bloccano il percorso, non si tratta di insurrezione, insubordinazione, di violazione della legge, di resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale, nulla di tutto questo, non è questo nello spirito di chi protesta, ma c'è solo una volontà netta, chiara, precisa, quella di difendere la vita propria e dei nostri figli. Cos'altro dire? Non so se il governo italiano considera la Puglia una regione italiana, perché sembra proprio che voglia distruggerla, sterminarla, annientarla. Che peccato. Siamo comunque tosti, duri, come la pietra di Martina, orgogliosi di essere pugliesi, orgogliosi di essere meridionali. Questa trasmissione che gira l'Italia vuole avere questa valenza, far comprendere che non pieghiamo la testa. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.